Il video che visionerai è un video social di fanpage che è incentrato sul tema della violenza sulle donne. Si chiama Dalle uno schiaffo ed è appunto studiato proprio per raccontare il tema della violenza dal punto di vista però dei bambini. Come ti chiami? Maria. Sì. Fulvio. Domenico. Che vuoi fare da grande? Il pompiere. Cacciatore. Il pasticcere. E lei è Martina. Com'è carina Martina? Sì. L'unica femmina. Brava. Che ti piace di lei? Sensibilità sulle capelli. Tutto. Sarebbe la bambina. Ti danzerei. E ora falle una carezza. Posso fare a fare questa carezza? Piano no. Falle una boccaccia. Beh, non lo so che bello questo tranne questo. E ora dalle uno schiaffo. Uno schiaffo veramente gli forte. dà lo schiaffo, Uno schiaffo. ma nemmeno io lo farei, cioè ero in grado di Dai. spaccare questo Dai. computer. No, ti prego. No. No. Bravo, sono bambina. Tu ce l'hai? No. Sì. Sì. No. E perché Gesù non vuole far picchiare? Prima cosa è bellina e non glielo posso dare. Dalle un bacino. La posso dare sulla bocca o sulla guancia? Ti è piaciuto? Sì, perché si vede com'è, rimangono stupiti. Cosa io dare lo schiaffo? No, perché dovrei? È bellissimo. È un bel video. Hai mai picchiato un ragazzo? Forse mio fratello, sì. Se lei mi può picchiare a me, perché lei non la posso picchiare? Sì, ma sempre. Che vuoi fare da grande? Visto quei bambini che vogliono fare, tu da grande che vuoi Attore. fare? Attore. O la scrittrice. Il pizzaiolo no? Il poliziotto no? No. No. Il pompiere no? No, non ti preoccupare, con i soldi che faccio li diamo io. Supereroi no? No. Neanche. Ma che supereroi vuoi fare? Che me li faccio? Come supereroi è Allora ti fuori. pure anche 1.000 euro. Ma in generale secondo te che cos'è la violenza sulle donne? Secondo me, se una persona picchia una donna è ignorante ed è piccolo proprio di cervello, perché secondo me le donne non si devono sfiorare nemmeno con un fiore, e se le toccano è perché sono, si sentono piccoli e in un certo senso vogliono essere grandi, toccano le donne perché non si sanno difendere in un certo senso. Se mi toccano a me, la avrei squartati. Magari perché è cattivo, non si rende conto. Perché per me hanno paura di loro, perché le vedono più importanti, non più importanti nel senso, le vedono con paura, perché hanno paura che loro possono dominare su gli uomini. Su di loro. Sì, Quindi hanno paura perché perché magari sembrano più forti, più loro si sentono intelligenti, inferiori. si sentono inferiori. E secondo me, cioè, la cosa importante di questo video è che si può capire anche dalle motivazioni che danno i bambini, che comunque un mondo senza violenza sulle donne può esistere. Cioè, le facce dei bambini quando mi hanno chiesto di dare lo schiaffo alla ragazza erano tutti abbastanza turbati da questa cosa. Quindi c'è comunque di prendere esempio che anche da persone così innocenti come i bambini, cioè queste persone già abbiano capito il concetto di non violenza. Ok, Carlo il video non l'ha mai visto. Oh, adesso. Carlo, sì, vedilo adesso. Uno dei creatori di Reazione a Catena. Non l'ha mai visto il video, adesso lo facciamo vedere a lui. Ma Così adesso, per curiosità. proprio adesso. Mentre scendono i credits e i titoli di coda, ti facciamo vedere il video. Ho detto lo schiaffo! Oh, sarebbe bellissimo, tutti qua c'ho. E quelle che gli hanno detto, dai, così! È comunque una specie di metafora. È un messaggio importante da È un mandare. messaggio per per noi adulti. Per noi adulti. Quindi la morale è non alzate le mani. Però io dico, in generale la morale deve essere la violenza è sempre sbagliata.
Quella dell'uomo sulla donna è ancora più sbagliata, per la semplice ragione che effettivamente l'uomo quasi sempre ha una forza fisica maggiore e quindi è come un il più forte che si rivale sul più debole, cosa che in generale è una cosa disgustosa, ignobile.